Ci sono occasioni speciali anche nel mondo del wrestling che vanno celebrate un po' più in pompa magna, si creano degli show, si creano degli eventi dove si raggruppa tutta la ciccia che si è costruita per cercare poi magari anche di costruire qualcosa per il futuro. Ne parleremo approfonditamente in questa nuova puntata di Indie Nation Podcast con voi, il vostro Draco, direttamente da Wrestling Unico Amore, che però oggi ha un altro rappresentante sempre del progetto a farci compagnia in questo viaggio per approfondire quello che è stato il decimo anniversario della Progress Wrestling. Quindi, benvenuto al debutto in live, se la memoria non mi inganna, sul lato viola del ring dove stiamo trasmettendo questo episodio in live a Enrico Judas. Ciao Enrico. Ciao Draco, ciao Luke, buonasera a tutti. E come già anticipato da Enrico, ma se state guardando la versione video, magari della puntata, se ci state seguendo su Twitch, anche magari in diretta dove potete lasciarci i vostri commenti, beh, potete vedere che c'è anche un altro ragazzone che ci fa compagnia oggi. Oggi siamo in tre, la prima puntata dove siamo in tre. C'è un altro con noi, direttamente dal wrestling italiano, anche lui se ne intende molto di titoli, di competizione, e ha visto lo show dal vivo. Ed è proprio per questo che è con noi oggi Luke Zero. Ciao Luke. Ciao a tutti ragazzi. Allora, facciamo le cose fatte bene e quindi anche il nostro ticker rotante adesso è direttamente apparso a ricordarci anche il numero della puntata, numero un po' bassino, ma aumenteremo con calma. E Progress decimo anniversario, evento che ormai è passato un po' di tempo da quando è stato fatto comunque nel mese di aprile. Ne stiamo parlando adesso perché comunque ci è servito del tempo un po' a tutti per recuperarlo. Io mi sono preso un periodo di stop breve, ma per questioni che richiedevano la mia attenzione, quindi è un po' slittata la puntata, ma siamo qui finalmente per parlare di questo show e definire appunto perché è stato importante per le dinamiche della Progress. Nel frattempo, benvenuto Ace, ciao, assolutamente la tua presenza era richiestissima, che comunque senza di te anche ormai le live pomeridiane non possono iniziare, quindi mi raccomando, sempre sul pezzo, sempre puntuale. E quindi, appunto, lo show è andato in scena da un po', ma come già detto, vedremo adesso perché è stato importante. Luke, tu che, diciamo, lo hai visto dal vivo, quindi hai delle sensazioni, comunque hai elaborato delle sensazioni sicuramente diverse dalle nostre, che belli a casa, dai nostri divani, dalle nostre sedie ce lo siamo visto. Ci vuoi dire magari com'era l'atmosfera già per l'evento, il pubblico, magari anche già solo prima dello show, se era caldo, perché comunque il pubblico inglese è abbastanza emotivo. Sì, il pubblico inglese anche del wrestling ricorda molto il pubblico calcistico, quello che segue il calcio. Mi è capitato di vedere diverse volte degli ultra agli angoli delle strade e i cori, le emozioni e il tifo che c'era non era secondo a questi, quello che c'era in Progress. È bella l'esperienza Progress e la consiglio a tutti i veri fan. Non ero mai stato prima di questo capitolo del 131, non c'ero mai andato prima. Ho voluto darmi un premio alla carriera, quello che ho seguito alla Progress. Sono voluto andare là, ma l'esperienza parte già in metropolitana. Insomma, magari per un ragazzo di Milano vivere la sì, la metropolitana o di Roma è già un'altra cosa. Io vengo da una città più piccola, quindi già il fatto di andare in metropolitana. Uscire da questa metropolitana, prendere le scale e trovarsi già due o tre persone con la maglietta della Progress e il cappellino, è come quando arrivi allo stadio e c'hai i tifosi davanti a te che stanno per entrare dentro. Già lì è qualcosa di, passami il termine, anche se è semplicistico, è qualcosa di figo, nel senso ti immergi nel mondo già Progress in questo, in più hanno notato che li stavamo seguendo, ci hanno preso a braccetto, nel modo di dire, ci hanno portato, ci hanno accompagnato e ci hanno spiegato addirittura. Quindi è stata proprio bella l'esperienza anche del pubblico. Poi hanno visto che eravamo italiani, che ero con un altro atleta, ero lì con un altro atleta, Macro Diamond, posso dirlo. Certo.
in occasione non aveva la maschera, però insomma, io l'ho visto senza, molto meglio con la maschera, posso dire. Ha ricevuto anche lui un invito per questa puntata, lo dobbiamo dire, però impegni imprevisti hanno richiesto la sua attenzione altrove, però ecco, riferiremo. Riferirò. Bene, no, quindi un pubblico molto, molto affabile, anche comunque molto aperto, anche a stranieri che vanno a vedere. Sì, sì, soprattutto quando hanno capito che eravamo stranieri perché non seguivamo i cori, allora mi sono ritrovato un ragazzo, un paio di ragazzi che mi spiegavano cosa dicevano o che perché lo dicevano, nonostante lo capissimo, però già questo ci faceva capire che pubblico fosse quello della Progress, era veramente partecipe e cambiava lo show in meglio, cioè senza il pubblico sarebbe stato comunque uno show della Madonna, perché vederlo è stato bello, ma il pubblico ha elevato il tutto. Beh, una cosa che comunque fa la differenza in questo tipo di contesti, che sono molto diversi da quelli magari delle major, è che il pubblico fa veramente da valore aggiunto, cioè amplifica tantissimo magari la percezione di qualcosa, comunque anche una location magari tende a farla vivere meglio. No, no, perché a vederla dalle telecamere la location sembra grande e grossa. Ti posso assicurare che era letteralmente un buco, perché sembrava un garage, appunto da qua il nome del garage. Sembrava davvero un garage. La particolarità è che era proprio un edificio completamente nero, che infatti ci sono rimasto, perché te lo trovi appena esci dalla metropolitana, ti trovi questo edificio tutto nero con butta fuori la fila piena di gente che aspettava di entrare, quindi sembrava davvero un evento delle grandi occasioni, lo era. Però magari il pubblico italiano non è abituato a vedere una cosa del genere. Magari un clamore del genere ci può essere alla prima di un film da noi, per intenderci, oppure alla coda dello stadio. Sì. Ma il pubblico ha reso enorme quella stanza, era veramente bello. No, ti assicuro in realtà che però anche dalle telecamere, sia il garage che comunque la ballroom, dove magari fanno altri chapter, danno un po' quella sensazione di location un po' ristretta. Io che Enrico poi in un match in particolare abbiamo notato una cosa che ho detto, mamma mia, speriamo non si sia fatto male nessuno, però sì, diciamo che è una cosa che un po' traspare, però comunque gli addetti ai lavori e il pubblico veramente no, il bello è che è organizzato essendo una discoteca, un club, quindi dopo la Progress loro aprivano questo club, quindi era già allestito con luci e servizio bar e tutto, quindi c'era proprio l'atmosfera da show, da spettacolo, e anche se era piccolo appunto quel pubblico sembrava di essere dentro uno stadio. Sì. E tra l'altro adesso ci arriviamo, però la Progress ha anche uno showman comunque che fa da introduzioni, che fa tante cose, che per me è davvero è un ulteriore valore aggiunto enorme, ma ci arriviamo. Nel frattempo diamo il benvenuto a Ratto Pepe, che svegliamo subito per chi non lo sapesse ancora, è il nome dietro cui si nasconde Mr. No Limits Pack, che ci viene a fare compagnia per questa live. Grande Pack. E quindi a questo punto direi che vediamo, iniziamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto, che appunto, come tutti gli show della Progress, cioè, magari, non so, per voi che siete lì, cioè, vi mostrano dei video magari di recap, cioè, sugli schermi, sui pannelli, zero, si parte direttamente a bomba? No, lo show che vedi in video è quello che vedi dal vivo. Ok. Non cambia nulla, che non ci sono tagli o altro. Per noi però ci sono delle aggiunte rispetto a voi che siete dal vivo, perché ovviamente c'è una parte di recap magari di quelli che sono stati i momenti più importanti degli ultimi show Progress precedenti a quello che sta per partire, dopodiché, come un po' in tutti i chapter, è Simon Miller, il loro presentatore, che apre, prende la parola e fa un piccolo show introduttivo dove rende il pubblico comunque molto partecipe. Sì. Quello sì, no, il pubblico era veramente euforico quando è entrato,
me l'aspettavo una reazione alla Jim Smallman quando entrava. Non mi aspettavo così tanto e capisco il perché. Comunque è una persona che muove le acque, sa intrattenere e mi ricorda John Cena. Infatti me lo continuava a dire quello di fianco a me, è il nostro John Cena. Va bene. Ci sta, sta. Poi è anche molto ricettivo, nel senso magari riesce a cogliere delle cose dal pubblico e poi a rispondere. Sì, 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 è molto... Sì, esatto. Allora, Violent Gentleman ci dice un veloce saluto a voi tutti, in particolare al futuro campione del mondo, viva Wrestling, no, come Draco, torno a lavorare. Allora, no, era inteso come Draco, io torno a lavorare. Quello... Ah, per me. va bene. Quando la viva Wrestling avrà un titolo del mondo, sicuramente questo ragazzo qua sotto lo vincerà. Ma anche il titolo italiano, questo ragazzo qua sotto prima o poi lo vincerà, noi lo diciamo, siamo stati i primi a dirlo, possiamo andare avanti, possiamo andare avanti. E fu così che Luke Zero le perse tutte, e fu così che me la tira, me la tira una coltellata alla schiena. Michael ha sentito questa live, ha notato che farle perdere tu, smentire pronostici. E ma Draco, un wrestler che sta per iniziare adesso, no? Ma no, è un aggettivo, è un aggettivo. Ah, un nuovo aggettivo. È Drago, nel senso, è un tipo peso, è bravo. No, è il Drago, è il Drago, è Roberto Amato, perché torna futuro della prima wrestler. va bene, allora iniziamo davvero a entrare nel dettaglio, perché si è partiti con un match femminile. Qui Luke magari ci potrà venire molto in aiuto, perché sia io che Enrico l'abbiamo recepito in modo un po' particolare. Ma intanto l'opener ha visto Laura Di Matteo, la nostra connazionale, battere Alexis Falcon, Rio e Sky Smithson per conquistare una title shot al titolo femminile della Progress. Allora, parto un attimo io, mi levo giusto subito il sassolino. Contento per Laura, forse un match che comunque sia posto un po' più avanti ce lo si sarebbe potuto vivere leggermente meglio, più che altro perché la Progress, così come la Rev Pro, ha una di quelle cose che io definisco la regia terremotata, ovvero una delle camere che tende un pochettino a sbalzare. Le ho viste in cameraman dal vivo, quindi ho capito il motivo. È una delle prime robe che ho guardato, a dire la verità. È stato molto particolare, ripeto, contentissimo per Laura, anche perché tra l'altro comunque lei è tornata in Progress con un'attitude molto più agguerrita, la si può vedere magari anche da altri match che ha fatto recentemente. Il fatto che però ci fossero sia Alexis che Sky Smithson che stanno portando avanti un feud fra di loro ha destabilizzato un pochettino, secondo me, l'impostazione. Buono. Nel complesso, magari, ripeto, posto più avanti ci stava anche meglio. Tu, Enrico, come l'hai visto? Come primo impatto, magari, con la scena femminile Progress? No, come ti dicevo anche in chat privata, non ci ho capito quasi niente. Tra la regia, che comunque, diciamo, era un po' ballerina, e il fatto che era la prima volta che seguivo la Progress, quindi non conoscevo le atlete, ho avuto davvero difficoltà in questo match a cercare di capire cosa succedesse. Un po' meglio invece in quelli uno contro uno, li ho visti apprezzati di più, diciamo così. Ok. Sensazioni invece dal vivo, Luke, tu conoscevi già qualcuna di loro? Sì, avevo, a parte Laura Di Matteo, che comunque è una veterana della Progress, della scena inglese. Mi ha stupito molto Alexis Falcon e Rio, soprattutto Alexis Falcon. Vederla dal vivo ha una marcia in più, secondo me, rispetto a vederla dal video. Okay. Quello che ti posso dire dalle sensazioni dal vivo, che a me è piaciuto molto come opener, magari i cambi di telecamera magari rendevano
poco, perché erano molto frenetici, secondo me, a vederla dal vivo. Io ripeto, non ho visto, se non ancora il match di Cara Noir, che l'ho rivisto in video, non ho visto il match su Demand della Progress. Vedendolo dal vivo era un match scoppiettante, secondo me ci poteva stare come opener. A volte sembrava davvero che fosse un mashup di troppe Floyd, Feud e altro. Nel senso, c'erano troppe storyline dentro. Secondo me dovevano dividerle meglio. Però il match è stato divertente, mi è piaciuto. No, quello nel complesso niente da dire. Poi, appunto, qui è veramente confronto di opinioni molto aperto, dove un po' la ragione ce l'hanno un po' tutti, perché appunto video con esperienza dal vivo sono due cose in generale molto diverse. Quindi tu hai proprio un ruolo fondamentale oggi in questa live. Quindi, oggi? Oggi, e anche in quelle che verranno. Perché... vedremo anche per altro, però oggi in particolare. E tra l'altro, prima o poi magari scopriremo anche le sensazioni del mascherato smascherato che era lì con te. Lo chiameremo apposta per sapere. No, ma lo vedevo in faccia, posso assicurare che è piaciuto. è la prima volta che vedevo un evento indie dal vivo, quindi ti assicuro che gli è piaciuto molto. Ok. Nota di servizio per chi magari non segue news che non siano WWE o AEW contesti major: Rio tornerà a fare esperienza in Giappone come rappresentante del Northwest Strong, questo gruppo che si è creato composto da lei, Chris Ridgway, Luke Jacobs e Ethan Allen, che è, devo dire, una bella boccata d'aria fresca comunque nei vari gruppi e tag team della scena europea, loro, così come anche un altro che se ne è creato di recente, però loro in particolare sono quelli che stanno facendo esperienze anche in Giappone. C'è andato Chris Ridgway in Noah, adesso andrà a fare una capatina anche Rio, quindi mi raccomando, se seguite la scena giapponese, tenete d'occhio quello che accadrà, se non sbaglio andrà in Tokyo Joshi, adesso la memoria non mi inganna, però comunque occhi aperti che ci sono giovani promettenti e che crescono. Verso il secondo match, dato che non sappiamo ancora quando Laura Di Matteo sfrutterà la sua title shot, cioè Giselle Shaw che sta facendo un po' salti dall'Europa all'America per Impact Wrestling, non sappiamo quando Laura quindi potrà usare la sua title shot, quindi andiamo direttamente con il prossimo. Charles Crowley batte Danny Black. Match relativamente corto, ma dove abbiamo un po' una passerella per quelle che sono le abilità, ma soprattutto le caratteristiche, le personalità, in particolare di Crowley, appunto così, da esibire al pubblico, dato che Crowley in particolare in Progress non ha fatto ancora tantissime apparizioni. Con questo match, secondo me, si è capito un po' di più qual è il suo attitude, il suo mood, appunto, di approcciarsi a un incontro, ma anche con il pubblico della Progress. Tu, Enrico, questo come l'hai vissuto, magari rispetto al primo? No, questo mi è piaciuto particolarmente, questo match. Soprattutto Danny Black mi è sembrato veramente, veramente bravo. Era la prima volta che lo vedevo lottare e devo dire che mi ha sorpreso positivamente, cioè proprio mi ha appassionato. Anche ad esempio quel volo che ha fatto quando, passando in mezzo alle corde, è riuscito a prendere Crowley, che infatti quando ti dicevo che comunque quando lo vedevo che si lanciava temevo travolgesse il pubblico, essendoci pochissimo spazio tra le sedie e il ring. Quindi questo match mi è piaciuto molto, anche comunque, diciamo, il promo iniziale che ha fatto Crowley ha fatto subito capire comunque un heel, mi è sembrato un atteggiamento molto da heel, coinvolgeva il pubblico, quindi questo l'ho apprezzato particolarmente. Assolutamente, beh sì, appunto ha definito, oltre che l'allineamento, qual è un po' il suo mood nei confronti del mondo Progress e ovviamente anche chi lo segue. Luke, per te come è stato questo primo uno contro uno della serata? Allora, Crowley è la prima volta che lo vedevo, sia dal vivo che in video.
Mi è piaciuto molto, ma anche perché, come dicevi te, mentre in video ci sono questi video recap che spiegano un po' la situazione, oppure che a metà ricordano le future date degli eventi, lui in questi frangenti veniva fuori col pubblico a vendere il merch di sul ring, e che mi piaceva, che era proprio, rimaneva proprio nel personaggio. E è quello che mi ha entusiasmato di più di questo match, è proprio quello, la gimmick che riusciva, non alla MJF, ma che comunque riusciva a riportare anche nella vita vera, anche con l'interazione normale col pubblico. Poi Danny Black, si sa che ormai è una certezza per quanto riguarda il lottato, sta facendo anche lui passi da gigante, però adesso con l'entrata nel torneo Progress di Crowley, sì, dovrebbe essere il suo trampolino di lancio, secondo me. Beh, sì, Super Strong Style è stato trampolino di lancio un po' per tutti quelli che ci sono passati, poi indipendentemente magari da vittorie e sconfitte, tutti quanti ne hanno guadagnato, anche solo a livello di esperienza, perché davvero si riuniscono un certo tipo di lottatori per creare degli incontri che magari normalmente, se non per storyline grosse, difficilmente li vedi. Cioè in passato magari ci sono stati Tommy End, Walter, Tommaso Ciampa, magari tutti quanti nello stesso torneo, una roba allucinante. Sì, a livello di tornei è quello che mi entusiasma di più, insieme a quello della WXW. In Europa penso che eventi più grossi non ce ne siano poco rivaleggiati. Che quel weekend da Super Strong Style ce n'è da starci dietro. Assolutamente, ma infatti la Rev Pro è stata astuta perché se l'è giocata sulla competizione di coppia, dato che comunque in singolo fra WXW e Progress, concorrenza spietata dal punto di vista dei tornei, loro se la sono giocati sulle coppie, esclusivamente britanniche però. E allora, nel frattempo Ace ci dice, penso in appunto Tokyo Joshi, perfetto, grazie Ace. Preziosissimo anche tu, vedi, siete tutti preziosi e dovete farci compagnia. Io giusto per chiudere con questo match, vabbè, Crowley l'avevo visto già nella Wrestle Carnival quando ha affrontato Axel Tischer, Alexander Wolf per chi magari lo conosce soprattutto in WWE, e già lì mi aveva colpito molto la sua attitude. Quello che mi ha sorpreso in generale negli ultimi eventi Progress è vedere quanto è over Danny Black. Tutti quei cori per lui fatti molto in stile calcistico, ho detto, non ha ancora vinto niente. Il primo titolo che vince lo portano in trionfo sulle spalle questo ragazzo. Sì, la sensazione che c'era anche dal vivo comunque con Danny Black. Sì. Molto, molto promettente, decisamente. Terremo gli occhi aperti su tutti e due, anche perché Crowley, tra l'altro, è molto simpi, molto attivo anche sui social, molto simpatico nei suoi modi di fare, lesto alla ricondivisione, e ogni tanto risponde anche in privato, specie con le emoticon. Molto pittoresco come personaggio, decisamente. Match che sulla carta era già da pelle d'oca, ha fatto compiuto forse anche di più, non è un inedito, ma è stato comunque molto bello, Ilya Dragunov contro Cara Noir. Una trilogia fatta in passato, che quindi diventa una tetralogia, con Dragunov che ha sfidato Cara Noir in veste di campione di NXT UK. Ora non mi ricordo con questo voto se portasse con sé la cintura il giorno dell'evento, però ce l'aveva quando la sfida. Ah, ce l'aveva, ok, perfettissimo, grazie. Ogni tanto qualcosina sfugge, però appunto Cara Noir torna in Progress in questa nuova veste di rappresentante del settore inglese della WWE. Gli è stata fatta una concessione straordinaria, come è stata fatta per Walter in occasione del 21esimo anniversario della WXW, dove ha affrontato sempre Cara Noir, tra l'altro, coincidenze, però appunto Si rinverdisce una storyline molto sportiva che c'è sempre stata fra loro. E Luke, qui lascio la palla a te innanzitutto in partenza per raccontarci le tue sensazioni su questo match.
La magia di questo match sta anche nelle facce della gente che l'ha fatto. Nel senso, è partito già tutto dalla prima nota della canzone di Cara Noir, dell'entrata, e sentiva proprio che c'era elettricità nell'aria. Non capiva all'inizio Macro, che era con me, perché non conosceva la canzone. Non gli ho detto che era Cara Noir, gli ho fatto vivere il momento. E la riuscivi quasi a palpare, a tagliare con un coltello, era qualcosa di eccezionale. Poi quando sono acceso le luci e hanno lanciato i nastri, è stato bello anche soltanto quel momento lì, è uno dei momenti che ricordo più volentieri, quello. Poi l'entrata di Ilja Dragunov, proprio sentivi che c'era quell'alone di grandezza della WWE dietro di lui. Non so spiegartelo, è un qualcosa che, appunto, non per tirartela perché non sei venuto, però devi sentirla dal vivo. Senti proprio che c'è WWE dietro quest'uomo e che ha un potenziale infinito. È come quando in Dragon Ball sento Don Laura, una roba del genere. È stato qualcosa di epico. A me è piaciuto molto, penso, il match della serata. Ad emozioni no, perché l'ultimo mi è piaciuto di più, però non rovino gli spoiler. Come emozioni, però ogni singolo colpo lo sentivi anche sulla tua pelle. C'era un livello di empatia, ti facevano provare quello che provavano loro. È questo il bello del wrestling, nulla da dire. Beh, mi ha incuriosito questa cosa. Adesso non vedo l'ora di arrivare al main event, ma andremo per gradi perché di robe ancora ne abbiamo. Io veramente me lo sono goduto tanto, mi piacciono tantissimo tutti e due, non solo per il lottato, le mosse alla fine arrivano fino a un certo punto, però è anche l'attitude che ci mettono in quello che fanno. Il secondo se guardi come mosse, non hanno delle mosse esagerate, anzi vanno molto basic. È proprio il livello, la storyline qua, è l'arte di raccontare la storia che vince su tutto. Assolutamente, assolutamente. Poi il secondo scontro fra loro due, dei tre, rimane comunque quello che mi è piaciuto di più. Li ho recuperati tutti prima di vedere questo match. E lì magari era il momento proprio centrale, caldo, di tutti e due che cercavano di arrivare al vertice della Progress, aveva comunque qualcosina in più. Qui, già che Ilja Dragunov era rappresentante della WWE, ti fa scattare una certa molla in testa. Sapeva già, alla fine sapevi già come poteva andare a finire come match. Lì te lo sapevi già l'esito, ma te lo godevi. Infatti non a caso, secondo me, Cara Noir ha perso comunque il titolo Progress proprio a ridosso dell'evento, perché comunque magari si tutela un po' anche lo status del titolo per non farlo sembrare magari inferiore rispetto a un altro che viene da fuori. Sì, ovviamente, giustissimo. E tu, Enrico, nel frattempo che io salvo il mio computer dallo spegnimento, raccontaci questo match. A me il match che mi è piaciuto di più dell'evento, proprio anche non avevo visto i loro precedenti, perché questa era la prima volta che seguivo questa federazione, quindi però mi dava proprio quella sensazione di due lottatori che si trovavano davvero bene nel ring insieme, anche il modo in cui l'hanno raccontato il match. E non sapevo il fatto che Dragunov fosse attualmente in WWE, quindi ho avuto anche quell'ingenuità del pensare che magari Cara Noir potesse fare un comeback e vincere lui, quando nelle fasi iniziali invece sembrava venisse dominato dall'avversario. Però il match è davvero bello, intenso anche. Diciamo, è durato parecchio, ma non l'ho sentita quella durata, cioè non mi ha annoiato per niente, anzi mi ha intrattenuto quasi, che quando è finito un po' mi dispiaceva che finissero di lottare loro due, perché per me potevano anche tirare avanti altri 10 minuti, non mi sarebbe dispiaciuto affatto. Anche l'entrata di Cara Noir molto, molto suggestiva, sì, quindi immagino anche dal vivo quanto possa essere stato spettacolare vedere quei momenti. Dal vivo, proprio come ti dicevo, senti proprio quell'alone di
qualcosa di impalpabile, qualcosa che devi sentire da vivo, ma non perché è cara noir, perché proprio hanno creato un'atmosfera dietro a questo match da sembrava il fan di Rocky quando deve fare l'incontro finale. Assolutamente, assolutamente. Mi è parso di captare che appunto ti è dispiaciuto che avessero smesso. Puoi recuperarti anche tu i capitoli precedenti dove si sono affrontati, vedrai complessivamente penso 60 minuti di legnate, perché comunque ogni scontro dura un cifro. Complessivamente arrivi tranquillamente oltre 40 minuti di legnate molto intense. Lo consiglio a tutti, davvero. Tanta, tanta roba. Mi è piaciuta anche la storia che hanno raccontato all'inizio di Cara Noir, che sembrava quasi sfogliato. Proprio che sapeva, all'inizio sembrava proprio che dicesse: oh sì, vabbè, questo qua fa che mi picchia e sappiamo già come va a finire. Dal vivo avevo questa impressione, e l'ha workata bene, l'ha venduta bene. Bello per quello. Sì, sì, sì. Quella in realtà è una cosa che fa quasi sempre con avversari sì. Di un certo livello. Per esempio, con Walter no, con Karim Brigante però, quando l'ho visto in Italia, allo show dell'Italian Wrestling Association, c'è stato un certo punto che Cara Noir ha fatto finta di essere esausto e si lascia cadere appeso morto a terra per poi cercare magari un roll up così a sorpresa, qualcosa, però è un po' nell'imprevedibilità del suo personaggio che cerca di appunto tirare fuori così in modo imprevedibile. E non è stata però l'unica cosa riguardante, diciamo, Cara Noir nello specifico, perché Ilja Dragunov ha fatto il match, ha vinto, ovviamente, vittoria un po' d'obbligo visto anche il suo status, però per Cara Noir la serata non è finita in quel momento, perché Spike Trivet, che ce l'ha un pochino tanto con Cara Noir, ha pensato bene di arrivare mentre lui era sfinito a terra e praticamente brutalizzarlo. Si è andato di scudisciate potenti, potenti e violente, l'ha legato alle corde, se non ricordo male, e l'ha frustato praticamente così in live bellamente, per poi rubargli anche la sua maschera, che è un elemento caratteristico, la maschera, diciamo, in storyline composta da frammenti di vetro che rispecchiano un po' anche la frammentazione interiore del cigno nero. Spike Trivet ha pensato bene di prenderla e portarsela via. Io, diciamo, vedendo il video, comunque il momento è stato comunque topico, importante, anche qui la regia non tantissimo che ha aiutato in alcune fasi delle scudisciate. Quello che mi ha colpito è stato il discorso di Spike Trivet. Non l'ho mai visto nella veste di oratore, però negli ultimi show, questo compreso, sta dimostrando delle skill anche da questo punto di vista, vista anche la storia comunque importante. Pubblico caricato a 1000, mi confermi, Luke? Confermo tutto. Poi, appunto, come dicevi te, nei promo è qualcosa che non mi aspettavo. Io mi ricordavo Trivet come match pesanti, non me l'aspettavo come veste, come dici te, di oratore, però mi ha stupito. Sì, sì, sì. No, io l'ho lasciato praticamente come solo hardcore man, diciamo, perché esatto. L'ho visto la prima volta in Italia a uno show della Rising Sun dove doveva fare un death match. L'ho rivisto in progress sempre per un hardcore match contro Luke Jacobs, però qui sta mostrando veramente un lato in più che mi sorprende, decisamente. E quindi questo poi ovviamente per far esplodere definitivamente la storia, il feud fra loro due, dopo che Spike comunque è costato anche il titolo a Cara Noir contro Jonathan Gresham nel capitolo precedente. E abbiamo perso la camera di Enrico, ma se ci senti ancora hai ulteriori aggiunte? Non ci sente. Chi tace ha con sé, chi tace in realtà ha con sé. No, sì, forse.
No, l'abbiamo perso per un attimo di nuovo. Va bene, dai, andremo comunque avanti, vedremo, ci tornerà sicuramente a fare compagnia. Nel frattempo torniamo in un ambito multiplo, in questo caso tag team, dove ne sono partite di ogni. Un gauntlet match, il bannerino di StreamYard, se state guardando la versione video, ci seguite in live, non ci permetteva di scrivere tutte le informazioni nel dettaglio. Questo era un gauntlet match valido per i titoli di coppia della Progress, dove hanno aperto gli Smoking Aces, Nick Riley e Charlie Sterling, che in quanto campioni hanno dato inizio al match, fondamentalmente. Tanti ribaltamenti, eliminazioni, tante cose davvero, ma alla fine gli O-1-21, questa coppia inedita che stiamo vedendo ultimamente, è riuscita a spuntarla e arrivare alla vittoria battendo in ultima la Sunshine Machine, TK Cooper e Chuck Mambo. Un delirio, io veramente starei mezz'ora solamente per raccontarvi tutti i passaggi, sensazioni, anche qui andiamo direttamente con quelle del pubblico, e quindi Luke, tu che eri nel pubblico, come magari hai vissuto questo match? Diciamo che quando ho visto il match e mi sono girato e ho guardato la faccia di Macro Diamond, che era la prima volta che lo portavo a vedere un evento di questa portata comunque indie, ho capito che era quello che stava aspettando. Il pubblico era in delirio, ma già da quando ho iniziato, soprattutto quando ho iniziato, mi sembra, Smoking Aces e Sunshine Machine. Prima ho iniziato Northwest Strong, sì. Però quando hanno iniziato loro due a stare sul ring è scoppiato un po' il delirio lì. Da lì in poi, dopo un po' io non ci ho più capito nulla, però è una gioia per gli occhi, e seguirli anche dal vivo forse era più facile in telecamera seguirli a volte. Sì, nelle fasi finali, perché all'inizio hanno veramente messo subito quelli molto più dinamici. Northwest Strong, nonostante magari hanno uno stile molto marzialista, diciamo, così come anche la Lycos Gym, sono molto dinamici. Gli Smoking Aces io li adoro totalmente. Ecco, all'inizio è stato un po' più complicato. Loro che mi hanno convinto poco sono stati Lycos Gym. Ah. Mi piacciono, li ho sempre visti, mi sono sempre piaciuti. Questo giro sembravano un po' sottotono, però la risposta del pubblico c'è stata, quindi magari è un'opinione mia personale. Beh, diciamo che anche lo spazio comunque in termini di minutaggio che è stato dato a ciascun team magari non ha permesso proprio a tutti di dare il 100%, e comunque erano tanti. Il match sì che è durato 30 minuti e più forse, però viste anche comunque lo status dei team, qualcuno secondo me doveva avere un po' di minutaggio in meno, e se non ricordo male Northwest Strong e Lycos Gym sono stati proprio quelli che ci sono andati a rimettere in un certo senso. Esatto. E Enrico, questo battesimo del fuoco per la divisione di coppia della Progress, li hai visti quasi tutti, praticamente, dei team che ci sono. Vai, scatenati. Ah, come stesso discorso che facevo per diciamo l'opener, non conoscendo la federazione ho fatto fatica a riuscire a seguire tutti gli atleti coinvolti, perché essendo la prima volta che li vedevo ed essendo comunque così tante squadre, un po' di confusione l'ho fatta, diciamo, in alcune fasi non riuscivo proprio bene a capire chi facesse cosa, perché diciamo non, anche proprio di mio come gusto personale non sono proprio un fan dei match a troppi uomini. Però ad esempio i campioni mi sono piaciuti molto nella loro prestazione, ma anche diciamo quelli che poi gli hanno tolto la cintura, adesso non ricordo il nome, ad esempio quella lottatura ha fatto quella Canadian Destroyer dal paletto, è stata davvero bella da vedere, quindi comunque mi ha intrattenuto, diciamo, però essendo così tante coppie coinvolte ho fatto un po' proprio di fatica a seguire bene quello che succedeva. Sì, beh, determinati match vengono
magari bene quando la location è anche magari un po' più larga e le camere un po' diverse. In questo caso probabilmente, ecco, chi ha beneficiato davvero era chi era dal vivo, in un certo senso. Tu eri dal vivo, perché Luke ci sta dicendo che tu eri dal vivo. Non l'avevamo capito, e in questo caso complimenti, bravo, sei andato a vedere veramente lo show giusto. Tanta anch'io questo giro ero proprio soddisfatto per quello, perché ho detto a sto giro l'ho fatta giusta, l'ho beccato giusto. Assolutamente, assolutamente. Poi, vabbè, al di là del match di Ilie e Cara, che magari per star power era quello che poteva attirare di più, però hanno messo ciccia qua un po' ovunque, fosse solo anche solo come presentazione o comunque... No, solo un match non mi ha entusiasmato, però ci può stare in una card, se tutto è fuochi d'artificio, il resto è noi. Certo, certo. Anche perché in realtà proprio magari dopo un fuoco d'artificio grande c'è sempre il rischio che magari quello che viene dopo lo si vive meno, esatto, intensamente. E però vediamo, magari il match a cui ti riferisci sta arrivando. Si è imparato stream? No, eccolo. Giselle Shaw affronta Alex Windsor per il titolo femminile della Progress. Luke, cosa ci puoi dire su questo match? È stato un match bello, combattuto sempre per la divisione femminile Progress di alto livello. Nel senso, non dava la sensazione di essere un match da titolo. Okay. Cioè, dava la sensazione che fosse un match singolo normale, quindi anche se avesse vinto Windsor, probabilmente non avrebbe avuto quel pop da match titolato, secondo me. Poi, come match, mi ha entusiasmato di più, dico per la divisione femminile, il primo. Anche se è una stipulazione diversa, però è stato comunque un bel match, nulla toglie. Pubblico un po' meno partecipe, ma cioè, dovevate capire che sono arrivati dal match di Ilja Dragunov, dal match soprattutto quello dopo, eravamo distrutti. Certo. Ce la facevamo veramente più. Corde vocali delle serie, aiutateci. Ma c'è, allora, siccome noi, appunto, vedendo la versione video, magari a un certo punto abbiamo comunque i reminder a futuri show, altre cose che comunque ci possono essere, il tour di Deadly Viper che lo stanno spammando in tutte le maniere. Ma voi dal vivo avete una pausa magari durante lo show? C'è stata, secondo me, dopo il match di coppia, quello dopo il Gauntlet. Mm. C'è stata di mezz'ora, però essendo durato, è iniziato, scusa, alle 6 del pomeriggio, la pausa è filata via liscia, nel senso lo show è filato via liscio, la pausa è servita, poi dentro appunto c'è il bar interno e riesci anche a fare due chiacchiere con gli atleti volendo. Bene, bene, bene. Beh, forse anche per quello, magari alla ripresa da una pausa di solito il pubblico è un po' più disconnesso, gli serve tempo per ripartire. Ma come prima, la birra ne gira parecchia, te lo assicuro. di birra ne gira veramente tanta lì dentro, me l'aspettavo, ma non così tanto. C'è un'influenza tedesca praticamente. Sì, ma anche odore di fritto, c'era odore di fritto e birra. Sono arrivato in hotel che sapevo sembravo un chicken McNugget, non so neanche io. Meraviglioso. Beh, ti bastava solamente cospargerti di salsa un pochettino, una spruzzata. Sì, ma cazzo, che mi incannassero ed ero a posto. Fantastico, fantastico. E vabbè, ci sta poi una location magari un po' più piccola, un po' più ristretta, odori, cose, si circolano molto di più. Sì, anche perché era zona proprio centrale, né, di Londra. Non so se fosse zona 2 o zona... confine con zona 3, ma comunque era bella in centro, quindi ce n'era di via vai anche fuori. Bene, bene, bene. Enrico, invece, secondo step con la divisione femminile, questa volta come è andato? No, questo mi è piaciuto di più, con solo due atlete sono riuscito a guardarlo meglio, diciamo, ho capito
chi faceva cosa, quindi me lo sono goduto di più. Magari poi l'altro, quando un domani conoscerò meglio la federazione, lo recupero, così magari riesco anche a seguirlo meglio. Questo mi è piaciuto. Forse il minutaggio mi è sembrato comunque non elevatissimo, diciamo, un po' rispetto agli altri match che ci sono stati, forse un po' più basso, però comunque è stato un bel match. Anche la sottomissione finale con cui la campionessa ha tenuto la cintura, cioè a me è piaciuta. Allora, sì, concordo comunque sul fatto che minutaggio magari non come gli altri, non è stato il match più corto. Il match più corto è stato comunque quello di Crowley e Danny Black, che appunto c'è un attimo da passerella per presentare, un po' per sfoggiare le abilità di entrambi, però qui sono andati un po' più corti, forse anche, ecco, complice la ripresa dalla pausa. Non voglio essere cattivo, però hanno fatto di meglio entrambe, Alex Windsor in particolare. Giselle Shaw, diciamo che soprattutto negli ultimi tempi che sta migliorando un pochettino il lato performance, perché lei comunque è molto in, ma da un punto di vista di personaggio piano piano sta migliorando molto anche le performance. Alex Windsor in Rev Pro, ma anche in altri match in progress, ha dato il bianco decisamente di più rispetto a questo, complice magari anche situazione diversa, posizione in card diversa, però si è visto di meglio, ecco, mettiamola così. Sì, sembrava quasi che facesse il gioco di Giselle, nel senso non dava il suo solito, secondo me, non ha dato il suo solito. No, era ingabbiata, ecco, mi sembrava un po' così. Un po' questo. Poi diciamo che Giselle ancora per un po' continuerà a fare un po' il bello e cattivo tempo nella divisione femminile, visto che viene presentata come Impact Knockouts per via delle esperienze che sta facendo a Impact. Quindi purtroppo anche le avversarie che affronterà nel breve periodo si adegueranno sì, un po' a quelli che sono i suoi ritmi, che sono le sue impostazioni. Peccato, perché con Alex in particolare non so neanche cosa fa. Impact non la seguo molto, non so neanche sinceramente che cosa abbia fatto in Impact, cosa, nella card alta, bassa, non lo so. Diciamo che si sta ritagliando le sue posizioni, ecco, sia lei che Lady Frost, che stanno apparendo negli ultimi tempi, stanno ritagliando un po' di spazio, non è ancora magari in un'orbita da titolo. Ora non mi ricordo per Slammiversary se hanno già annunciato tutte le cose femminili, però non è ancora, diciamo, in orbita titolo, quello no. Però ovviamente per la Progress avere la propria campionessa comunque che fa rappresentanza altrove, cercano di elevarlo un po' di più poi anche in casa. Certo, però sì. Quindi un po' questo, però vedremo se magari prossimamente con future sfide ci sarà un miglioramento. Adesso per Super Strong Style 16, per il secondo giorno, hanno annunciato un three-way femminile, torna Alex Windsor, e quindi poi da lì vedremo un attimo anche su chi vorranno puntare un po' di più per il futuro, oltre Laura Di Matteo e Alexis Falcon, che comunque già si sono prese un po' di vittorie nell'ultimo periodo. Che tra l'altro tra due minuti dovrebbero pubblicare il terz'ultimo partecipante, alle 7 il penultimo e alle 9 l'ultimo della Super Strong. Altri ancora? Perché due li hanno annunciati già ieri, uno l'hanno annunciato oggi. Oggi ce ne sono altri tre. Avevo perso il conto, ottimo, io e la matematica. Ok. E io ho aggiornato il bannerino invece con l'ultimo che hanno aggiornato prima, annunciato prima di questa diretta. Vediamo, staremo attenti. Intanto, se state recuperando questa puntata, se vi stanno interessando le nostre considerazioni, comunque quello che la Progress sta costruendo, questo è un buon momento per lasciare un like, magari anche un commento, se volete lasciarci anche le vostre opinioni, conoscete qualcuno di questi performer, li avete visti in altri contesti, appunto fatecelo sapere, perché qualsiasi confronto è sempre graditissimo.
E, nel frattempo, però, ci mettiamo in orbita Main Event, dove The Octopus Jonathan Gresham è arrivato alla sua prima difesa titolata contro il Nigerian Kaiju Warren Banks. Un match non molto c'era un altro match prima? No? Era un'esclusiva live. Infatti è stato il match che mi è piaciuto di meno, infatti perché sembrava quello che dicessi. Non capivo il perché, dicevo, sembrava ovvio. No, io invece ti ho detto quello femminile perché ho detto, ma è il penultimo, ha detto che l'ultimo gli è piaciuto di più, sarà questo. Era un altro match femminile, ma adesso vado a recuperarlo. Io pensavo ci fosse nel video. Era no, un Underbuster forse, aspetta. Devo controllare, ma comunque procedi. Non mi ricordo più, i partecipanti erano troppi. No, sì, ho capito la stipulazione, la detesto quella del Thunderbuster. È un gauntlet ancora più incasinato, devastante. Molto incasinato. Sì, decisamente tanto. E, però nel frattempo che Luke magari scava nei ricordi, a questo punto Enrico, andiamo noi con il Main Event nell'attesa. E, cosa ne pensi di questi due? Il Main Event mi è piaciuto, non il mio match preferito dello show, diciamo quello che ho preferito è stato appunto quello di Cara Noir, però anche questo mi è piaciuto, anche se comunque diciamo non sono appassionato dei finali sporchi in cui il campione Hill deve comunque vincere grazie a un aiuto esterno, una scorrettezza, cioè una cosa proprio di gusto personale. A parte questo mi è piaciuto, mi ha fatto ad esempio ridere Gresham quando è entrato, ha preso la birra di un tizio, gliel'ha versata per terra o comunque... diciamo la sua intenzione. È vicino a lui, tra l'altro. Ah, vicino a quella signora lì. A me ha passato una felpa che non era mia, mi ha dato tot tieni, va bene. Me la prenderò, la devo fare. Quindi adesso sapete dove andare a guardare per cercare di sgamare Luke Zero nel pubblico e magari anche Macro Diamond. Magari, non posso svelare. Comunque vai, scusa, dico per l'interruzione. No, dicevo questo, appunto, il match mi è piaciuto, anche al finale un po' meno, e comunque Gresham ha fatto l'heel in modo, diciamo, molto interattivo, va, con il pubblico presente, quindi questa è una cosa che mi ha divertito. Magari tipo un po' esagerato certe volte con qualche gesto, diventava un po' ridondante, però per il resto mi è piaciuto. Comunque Gresham già l'avevo visto ad esempio a Battle of the Bells, quindi era praticamente l'unico, credo, di quelli coinvolti che avessi già visto lottare. Ok. Allora, io vedo Luke ancora intento a scavare. No, ok, ci sei. No, ma sto chiedendo informazioni perché non ho ricordi. Ho ricordi, ma non ho prove, quindi se non... C'è qualcosa che hai visto solo tu, è stata un'esibizione privata solo per te. Sì, forse era l'aria di fritto che mi ha fritto il cervello. Hai visto i Nuggets scontrarsi in un Thunder Bastard? Sì, probabile. Che per chi non lo sapesse è un gauntlet match ancora più vivace praticamente. No, comunque e allora è stato quello che forse ha interagito di più col pubblico come match, questo. Ok. A parte i voli tra il pubblico che interagisci per forza, però il pubblico era più partecipe che altri match. Io faccio solo una piccola aggiunta, ovvero che Gresham deve essere il per la vita, perché da face è di una pesantezza e ridondanza, bisogna scapparsene, o scapparsene o skippare, dipende se si sta guardando in live
o in replica video, però il assolutamente è più dinamico nel mood, nel rapporto con gli spettatori, cioè no, anche lui è molto più godibile, hai ragione. Sì, assolutamente. Allora, in chat ci domandano: questo evento verrà caricato sul WWE Network? C'è già, molto probabilmente c'è già. In alternativa, se non avete il WWE Network, dove potete vedere la Progress, la WXW e l'ICW, ma non avete il catalogo completo della loro storia, ma solo quello da quando è iniziata praticamente la collaborazione con la WWE, potete fare ricorso per la Progress al Demand on Progress, che per i nuovi utenti dà 2 settimane completamente gratuite e con il catalogo intero a disposizione. Quindi vedete un po' appunto quale ipotesi vi può interessare di più, però appunto lo potete vedere sia sul WWE Network che anche sul Demand on Progress. E piccola curiosità, sul WWE Network, però scappa il questo match, credo che ci sia altri match che ha fatto, che lo presentavano come campione della Ring of Honor, invece li hanno tagliati. Per esempio, qual era? Quello del capitolo 128, credo, Technique, ha affrontato Chris Ridgway per il titolo e hanno tagliato il match. Il main event sul WWE Network è il match di Giselle Shaw, mentre invece nella realtà è stato quello di Gresham e Ridgway. Quindi a seconda dell'occasione. Per altri no, credo che con ospiti esterni ci siano tutti, tranne quando c'è stato Ogogo. Anche il match di Ogogo in Progress sul WWE Network l'hanno tagliato, perché ovviamente ha affrontato Cody nei W. Non sia mai. Top name dell'AEW, Ogogo, tagliamo. Va bene, ok. Però invece sul Demand on Progress potete vedere tutto, non ci sono tagli, anzi ci sono anche le interviste in backstage, così come altri contenuti speciali che creano e che caricano esclusivamente lì. Ve lo consiglio tanto, giusto magari anche solo le 2 settimane gratuite, poi magari passate al WWE Network se già lo avete, però comunque vi consiglio di fare l'esperienza sulla loro app, che ne vale comunque assolutamente. No, sai che Draco, mi ero sbagliato, avevo visto il match prima di andare là ed era quello del capitolo 129, l'avevo guardato in aereo. ero talmente coinvolto che me lo ricordo lì. Beh, ma è stata una giornata devastante quella lì, è stata una giornata devastante. ok. No, ma infatti mi è fatto venire un dubbio atroce, però infatti vi ho dato subito la parola perché ho detto mo devo andare, che cage match, sito della Progress, ho aperto tutto, sto anche laggando un pochettino, ma adesso chiudo quello che non mi serve, è possibile che mi sono scordato qualcosa. Ma no, era il 129, ho sbagliato, ho guardato in aereo e sono sbagliato. ok. Piccola nota appunto aggiuntiva di questo match: Jonathan Gresham, come accennava già Enrico prima, ha ricevuto un assist fondamentale comunque per avere la meglio su Banks, che è decisamente con una stazza maggiore della sua, ma non che sia chissà quanto difficile superare in altezza Gresham, e ha avuto l'aiuto fondamentale della Lycos Gym, che si è schierata definitivamente al suo fianco. Una cosa già accennata in alcuni video, in alcune cose fatte in precedenza, però con questo show abbiamo avuto, diciamo, il punto esclamativo sulla loro alleanza. Quindi questo per quanto riguarda il main event. Spoilerino, perché ormai è ufficiale ed è anche fondamentale: Gresham, per via della sua alleanza, è stato spogliato del titolo Progress, perché nel suo scontro con Gang Money nel capitolo 134 era stato sancito che in caso di ulteriore intervento della Lycos Gym, al di là del risultato, Gresham sarebbe stato spogliato del titolo. Ovviamente la Lycos Gym è arrivata, perché Gresham a un certo punto è andato comunque in affanno e è stato privato del titolo. Quindi
titolo vacante, ma verrà riassegnato nel corso del torneo del Super Strong Style 16 che ci sarà la prossima settimana dal 3 al 5 giugno in più serate. E appunto, io vincitore. Lo spoiler se vuoi. Lo spoiler su chi vince? No, hai spoiler, avuto... no però mentre ho cercato le notizie di quel match là a Farlocco che pensavo di aver visto. Okay. Ho visto che è il partecipante, il terzo ultimo partecipante ed è Charlie Dempsey. Oh, proprio lui? Molto interessante, molto interessante. E quindi praticamente un altro rappresentante direttamente di NXT UK, che se non sbaglio anche lui lì. Di NXT UK. Ma sarà bello vedere le dinamiche che ci sono dentro questo torneo. Ah, c'è di tutto, una roba allucinante. E quindi sì, appunto, me lo ricordavo bene, Charlie Dempsey tra l'altro ha affrontato anche comunque diversi nomi importanti di NXT UK negli ultimi tempi, non ultimo A-Kid, che in questo momento è anche nella sezione americana, però tornato in Europa per fare il match appunto con Dempsey. Molto interessante. Speriamo che ci stia in Europa. Speriamo che ci stia tanto in Europa. Sì. Speriamo. Decisamente no, pane sprecato per gli Stati Uniti. Se no si sfuccerizza anche lui. Veramente, va che... Stavo guardando il promo nuovo spero di no, che sia Aichner. Ho guardato il promo nuovo che ha lanciato NXT, è veramente una roba grandiosa, è veramente brutto. No, dai, quella almeno è una mezza genialata, non chissà che cosa incredibile, però non è una cafonata, dai, potrebbe essere peggio. Io metto le mani avanti e ti dico già, te l'avevo detto, poi non venire a dirmelo, io te l'avevo già detto. Ok. No, onestamente a me non è dispiaciuto. Io quando si tratta di cose italiane che devono essere presentate all'estero sto sempre lì a dire che arriva la cafonata potente. Questa non l'è stata tantissimo, dai. Una via di mezzo. Io ho paura che vince volta dopo, non adesso, quello è il problema. Ah. Adesso stanno facendo i Soprano nel main roster, cioè proprio, cioè, immaginati cosa può venire fuori. No, quello sì. Però staremo a vedere. Nel frattempo, ecco, Luke ci ha aggiornato con l'ultimissimo partecipante finora che hanno annunciato per il torneo. Ne sono stati annunciati altri comunque nella giornata di ieri e anche oggi pomeriggio, ovvero Charles Crowley, Callum Newman e Jack Evans, che poi oggi, nel giorno appunto in cui stiamo trasmettendo questa puntata, arriverà anche un altro annuncio, però intanto questi sono altri, proprio due ancora? Uno tra 40 minuti e uno tra 2 ore e 40 minuti. Ah, ok, pensavo che fosse uno, quello di Dempsey, e poi un altro. Oggi, oggi riempiono tutti gli spot liberi. Ok. Perfetto, perfetto. Quindi, come potete vedere, il tabellone si sta riempiendo per questo evento. Poi ci sarà anche Shane Strickland, ci sarà Cara Noir, Spike Trivet, cioè davvero stanno mettendo la ciccia, proprio di tutto e di tutto. È sicuro di Strickland, perché mi sa che l'hanno tolto. Tolto? L'avevano annunciato anche per un evento extra. Mi sembra che fosse solo per il 24/7. Per l'evento 24/7. Spero di no, perché mi piace, però non lo so. Fatto, assolutamente. Però, ecco, adesso mi hai fatto venire il dubbio di nuovo. Luke Zero, insinuatore di dubbi. Che ospite bastardo che sono. Ospite rompi palle. Va bene, allora, un attimo, ma adesso ho veramente il dubbio. Andrò a leggere la descrizione. E hai ragione, eh sì.
Purtroppo, dice la Progress, Shane Strickland non è in grado di unirsi a noi per Super Strong Style, annunceremo il suo... Ah, ecco perché sono tre annunci, perché uno è in sostituzione di Strickland, che io sono negato alla matematica, però mi ero fatto bene i conti, erano abbastanza pieni, tabellone. Ok. Quindi praticamente hanno trovato un nome così in extremis. E vabbè. Va bene così, signori della AEW, è bello vederli girare per le indie, però stanno iniziando a prendersi un po' troppi ruoli in primo piano e la cosa non mi va a genio, onestamente. Se deve essere così, piuttosto stessero a casa loro, come direbbe qualcuno, lottassero a casa loro. Vedremo a questo punto chi sarà il sostituto. Sì, porca miseria, se dovete andare in giro almeno siate di supporto. Da quando è partita la AEW NXT UK mi sembra che il movimento prima era più frizzante, secondo me. Adesso c'è molta più scelta di lottato, match 5 stelle, quello che vuoi, però prima era più, qualche anno fa, non tanto tempo fa, 3-4 anni fa era più divertente, secondo me. Allora, secondo me è ugualmente divertente, anzi, complice la pandemia, ora che c'è la ripartenza, tante sigle stanno abbassando un po' la cresta, per così dire, magari alcuni nomi stanno circolando con più facilità, vedasi quelli della WXW che sono andati in massa, praticamente in progress, negli ultimi eventi. Quello che sta facendo la differenza sono proprio queste apparizioni di personaggi che magari si esibiscono altrove e che vanno un attimo a far sentire eccessivamente il proprio peso in ambienti dove sì, magari possono servire a vendere qualche biglietto in più, però limitano un po' la crescita, magari, o comunque il riciclo dei personaggi intorno ai titoli o anche solo la zona main event. Però vedremo per quanto andrà avanti questa situazione. Intanto, appunto, Strickland out dal Super Strong Style 16, a questo punto staremo a vedere cosa accadrà. Siamo arrivati alla fine. Luke, grazie mille per la tua partecipazione e anche appunto le sensazioni riguardo quello che hai visto, e speriamo di avere altre occasioni, che continui a seguire innanzitutto la progress e poi magari di poterci beccare nuovamente per poterne parlare. Certo, no, grazie a voi, recupererò i capitoli successivi, preparerò delle domande ancora più impertinenti per il conduttore e alla prossima. Allora, perché io ho amicizie importanti dove tu ti esibisci principalmente, e poi io sono in gruppi vari con Fabrizio, ti faccio tenere ancora più stretta sotto chiave. Cioè. No, ma ormai ho scoperto il punto debole di Fabrizio, non posso svelarlo, se no ormai ti ho in pugno. Professionale, c'è pure un punto debole. Ti ho in pugno. Maledizione, va bene. Abbozzeremo, cercheremo di essere pronti a rispondere alle domande impertinenti. Va bene. E Enrico, questo tuo battesimo del fuoco spero sia stato piacevole e che anche tu continui a seguire Mondo Progress e appunto di poterne parlare ancora insieme. Sì, certo, ci saranno altre occasioni sicuramente. Bene, altre occasioni verranno anche prossimamente con nuove attività del nostro progetto. La settimana prossima ci saranno altre pillole sul canale YouTube del Lato Viola del Ring. Tra l'altro, adesso che termina questa diretta, io vi vedo che state ancora lì a seguirci, bravi, ma appena finisce volate sul canale YouTube del Lato Viola del Ring, perché è uscita la pillola di oggi, è corta, tratta di un nome comunque molto chiacchierato, molto discusso, Will Ospreay. Quindi, mi raccomando, andate sul canale YouTube della Lato Viola del Ring e la settimana prossima segnate domenica 5 giugno ore 17, ci rivedremo qui per la prima puntata a tema wrestling italiano, perché stiamo recuperando
guardando gli episodi della Wrestling Megastars disponibile sul canale YouTube di Michele Posa e faremo questa prima puntata dedicata ai primi due episodi per introdurre definitivamente anche il mondo del wrestling italiano in questo grande progetto dedicato all'oceano che è il wrestling indipendente. Vi ringrazio comunque davvero tantissimo per essere passati già a farci compagnia oggi. La puntata la potrete comunque recuperare anche sul canale YouTube del Lato Viola del Ring. Che dire, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti.